Giornata impegnativa al lavoro e già al lavoro mi arrivano le notifiche che Conte, con ogni probabilità, ha già lasciato l'Inter, cioè così dicono, eh? Non è detto, ma così se lo dicono tutti i ragazzi, anche Di Marzio, perché la prima cosa che faccio quando vedo queste notizie, vado da Di Marzio e anche Di Marzio ha detto, però lui ovviamente essendo un giornalista con le contro... Balotas ha detto forse, ovviamente, senza dire fatta, con ogni probabilità, ok, però non è come dicono gli altri, è fatta, è fatta, è fatta, ancora non è fatta, ragazzi, dite un attimo di aspettare, ma ormai, ragazzi, diamo, come fanno tutti, diamo per scontato che Antonio Conte non sia più l'allenatore dell'Inter. Questa, ragazzi, per noi è una batosta. Perché? È una batosta perché Conte lascia l'Inter, lascia 12-13 milioni di un altro anno, quindi un allenatore che lascia questi soldi pur di non allenare la nostra squadra. Conte è un allenatore vincente, perché lo fa? Perché c'è qualcosa sotto, ragazzi. Si dice che un big deve andare via, ma a me sorge il dubbio che questi big, questo big non è più uno, ma forse qualcuno in più. Perché se Conte va via e lascia 13 milioni sul piatto pur di non allenare l'Inter, c'è qualcosa veramente di fondo che non va bene, ragazzi. E a me già sento nell'aria i nomi di Alvaro Pereira, Jonathan, Rocchi. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, non mi fate pensare a quelle formazioni, non mi fate pensare a quelle formazioni, perché giuro che mi metto a piangere, ragazzi. Giuro che mi metto a piangere, cioè vinciamo lo scudetto e già ho questi nomi in testa che mi ricordano di quell'Inter, Madonna Santissima. Continuiamo il discorso, ragazzi, seguitemi, eh? Seguitemi. Allora, Antonio Conte va via. Perché va via? Va via perché sicuramente non gli permetteranno di riaffermare l'Inter come squadra competitiva per lo scudetto. Questo è già sicuro, quindi significa non faremo mercato. Questo già, ragazzi, toglietelo dalla testa. Mercato non ci sarà e dovremo salutare dei big. Ok, andiamo avanti con il ragionamento. Quindi Conte ha creato diciamo un gruppo e soprattutto ha plasmato i giocatori a sua immagine e somiglianza. Vedi Brozovic che fa il play. Vedi Eriksen che da trequartista è diventato un centrocampista a tuttofare. Vedi Skriniar che si è adattato alla difesa a 3. Vedi Hakimi che ha sempre fatto il difensore, il terzino destro e adesso ha fatto l'esterno a fascia. Vedi Perisic che avevamo messo fuori dal progetto e abbiamo integrato adattandolo al modulo di Conte. Quindi praticamente andandosene lui, ragazzi, andandosene il modulo 3-5-2 se ne va praticamente tutto quello che abbiamo fatto in 2 anni. In 2 anni li prendi, li strappi e li metti in un cesso. Quindi, io lo dissi già in tanti video precedenti, io già mi sto cagando addosso della prossima stagione. Voi, no, pensa allo scudetto, pensa allo scudetto. Ragazzi, come avevo detto, adesso ci stiamo cagando in mano per la prossima stagione. Ed è così che è andata a finire. Quali sono le probabili scene? Se va via Marotta, ragazzi, vi giuro che io basta, non tiferò più Inter, perché proprio se va via Marotta, sto scherzando ovviamente, però dico, se va via Marotta vuol dire che siamo proprio allo scatafascio e lì mi preoccupo, perché se va via Marotta veramente mi tornano in mente Stramaccioni, Jonathan e quant'altro, eh? Allora, per me, prima scelta Allegri subito. Proprio per me sta diventando già un sogno prendere Allegri. Subito dopo Sarri, terza scelta Inzaghi, ragazzi. Non mi piace per come si giustifica, non mi piace perché, ragazzi, secondo me è un allenatore top con la squadra che ha comunque la Lazio, la qualificazione in Champions la doveva quantomeno centrare anche quest'anno. Perché Immobile, Savic, Luis Alberto, anche se in difesa fanno cagà. Vabbè, ma questo, ragazzi. Gasperini ci insegna che con giocatori meno forti si può fare di tutto. Quindi preferirei Allegri. Ovviamente preferirei che Conte non se ne andasse via, ragazzi, ma a quanto ho capito è già fatta. Ditemi la vostra. Io ho espresso il mio pensiero.
Difendo Conte? No, ragazzi, ovviamente non posso difendere Conte perché io, essendo interista, tu, cioè, abbandoni tutto, quindi significa che tu a cuore non hai niente, cioè tu non ti interessa niente, ti interessa solamente vincere, non ti interessa con chi, basta che vinci, quindi tu affezionare alla squadra, ma zero, completamente, non gli interessa. E quindi, ragazzi, già l'anno scorso voleva lasciare, mi sono rotto un po' le palle di Conte, sinceramente, che l'anno scorso voleva lasciare e ora vuole lasciare. E vattene, figlio mio, vattene, vattene. Vai a vincere in Burundi. Tanto la Champions League non la vincerai mai. E niente, ragazzi. Siamo qui. Ditemi la vostra. Forza Inter sempre.